Purtroppo non ce l'hanno fatta. La loro devozione mi ha molto commosso. Non sono stati molto saggi. Possibile che non abbiate alcuna compassione? Non per gli idioti che decidono di seguirti. Non lo stiamo seguendo anche noi. Perlomeno non diamo ascolto a quell'idiota di Raiden. Equivarrebbe a morte certa. Tu corri come il vento, Cabal, ma io lo controllo. Dovevi studiare un piano migliore. Non è ancora finita. Sarete ricacciati nel vuoto. Neppure lei vi salverà. Sei lento. Mi deludi, Fujin. Fight! E adesso invece soddisfo le tue attese? Cetrion ormai starà arrivando. Io e Sindel la terremo impegnata. Voi pensate alla corona. Mi chiedevo, stregone, quanto ci metterai a tradirci? Apprezzo molto la tua mancanza di fiducia. Quando accadrà, saremo pronti. Per favore, fa un passo indietro, Fujin. Anche tu, stregone. Era ovvio che ci incontrassimo qui, dove mi hai intrappolato e poi ridotto in fin di vita. Voglio proprio restituirti il favore. Sei sempre così generoso. Trucco, Bi-Han. Simpatico, ma del tutto inutile. Ti ho già sconfitto nel tuo tempio, Fujin.
Ora Kronika mi ha reso ancora più forte. Non hai vinto quella volta. Sei solo fuggito. Fight! E saresti dovuto fuggire anche stavolta. Di Kronika sono false, Jackson. Bi-Han, Kano, Shao Kahn. Non vedi che la circondano solo furfanti? Non puoi usare questa scusa, Fujin. Tu sei in combutta con Shang Tsung. Fight! Kronika non curerà le tue ferite, Jackson. Fujin, tu sai quanto ho sofferto. Kronika mi dà l'occasione di ricominciare. Non solo per me, ma per Jackie. Per Vera. Sei un dio. Non potrai mai riuscire a capirmi. Io e Raiden abbiamo litigato solo una volta. Quando lasciai il Tempio Celeste per vivere in mezzo agli umani. Non devi legarti a loro, Fujin. Il coinvolgimento emotivo ti impedirà di compiere il tuo dovere. Ma i guerrieri come te e me traggono forza dai sentimenti. Noi non combattiamo per uccidere, bensì per proteggere le persone care. Ed è per questo che è così doloroso quando falliamo. Beh, d'accordo. Forse mi puoi capire. Kronika comprende il tuo dolore e lo usa per manipolarti. Jacqueline arriverà presto qui. Kronika esige che tu la combatta. Vuole che tu le spezzi il cuore. Questa ti sembra una persona interessata a te o alla tua famiglia? Guarda che non ho ancora finito. Piegati al volere di Kronika. Cassila, o si siano, o ma che io! Puoi combattere. Farò quello che posso. Kronika rappresenta il futuro, ma voi non ne farete parte. E la colpa è soltanto vostra. Fight. È del tuo futuro che dovresti preoccuparti, Cedrion. Thank you.
Beh, Shang Tsung, alla fine il tuo piano ha funzionato davvero. Non avevo alcun dubbio. Mani in atto, Shang Tsung! Anche tu, Sindel. Muovi anche solo un capello e... Calma, piccola. Papà, che ci fai tu qui? Siamo tutti alleati contro Kronika. Sì. E ora dobbiamo portare questa a Raiden. È una corona. La corona di Kronika. Senza, non è in grado di riscrivere la storia. Finalmente una buona notizia. Da questo momento in poi può accadere qualsiasi cosa. Abbiamo alterato la linea temporale. Esatto. Nessuno è in grado di prevedere cosa accadrà ora. Neppure io. Devo tornare nel regno esterno per aiutare Kitana Khan. Grazie per il tuo aiuto. Ci ritroveremo al mare di sangue tra 6 ore. Alla prossima battaglia. Stregone. Accompagnerò la famiglia Briggs per istruire le forze speciali. Che il grande spirito ti protegga. E protegga te, Fujin, quando Raiden ti vedrà insieme a Shang Tsung. Questa sconfitta è unicamente colpa mia. No, ho sottovalutato l'astuzia di Shang Tsung. È fuggito dal vuoto ed è tornato dal futuro. Lo sfiderò di nuovo, madre. Questa volta vedrai che lo sconfiggerò. Devo andare io. Ora che possiede la corona, Shang Tsung è diventato una minaccia troppo grande. E dubito che i suoi nuovi alleati capiscano davvero quanto possa essere pericoloso. I maestri Shaolin sono pronti? Combatteranno fino all'ultimo uomo. Probabilmente è ciò che avverrà. Non ci sarà scontro senza l'aiuto di Karon. Abbiamo notizie del Gran Maestro Asashi? No. Se non si farà vivo, tornerò nel regno occulto. Scorpion sbagliato. Questo è un pessimo segno. Chiama Raiden. I giardini di fuoco ricostruiti. Gli Shirai Ryu sono davvero risorti. Perché sei qui, Scorpion? Dov'è il Gran Maestro Asashi? È morto. E sei venuto a completare l'opera. Comprendo la tua diffidenza, ma io voglio soltanto aiutarvi. Mi è quasi impossibile da credere. Lui che cosa ci fa qui? Non siamo insieme. Se vuoi essere d'aiuto, dimostralo. Combattiamo lo stregone insieme. D'accordo. Fujin, eri con Shang Tsung. Raiden pensava di averti perso quando è collassata la linea temporale. Abbiamo notizie per Raiden. Vi prego, fateci passare. Potrebbe essere solo un trucco dello stregone. Non oltraggerà i giardini di fuoco con la sua presenza. Capisco perché ti sia alleato con Shang Tsung, Fujin. Come ha fatto a traviare la tua mente? Fight!
Meglio se ascolti, prima di dare un giudizio. Ti ringrazio, Fujin. Il peggio non è ancora passato. Shang Tsung! Noi ti dobbiamo parlare. Noi, Fujin? Da quando sei amico di questa canaglia? Sono qui per salvarvi, Raiden. Proveniamo da un futuro tragico, in cui Liu Kang ha sconfitto Kronika, ma distruggendo la sua corona. Senza di essa, la linea temporale può solo collassare. L'unica speranza era tornare qui, rubare la corona e attingere al suo potere. Ora possiamo modificare l'esito della battaglia con Kronika. Possiamo vincere e salvare la storia. Non ti ritenevo tanto ingenuo, fratello. Shang Tsung agisce solo per il proprio tornaconto. Come puoi credere alle sue bugie? Rifletti, Raiden. Spargi altrove le tue falsità, stregone! Non ci lasceremo ingannare! Lord Raiden, ascoltiamolo. Forse sta dicendo la verità. Esiste solamente un modo per scoprirlo. Avanti, Shang Tsung! La verità! Raiden, devi fermarti! Fatti da parte, Liu Kang! Metti giù l'amuleto! L'oscurità si sta impossessando di te! Cosa? Anche tu mi tradisci? Non è questo il modo. Questa volta il nostro nemico non è Shang Tsung. I regni sono sull'orlo dell'abisso e tu stringi questa indegna alleanza! Basta con questa follia! Se volete morire entrambi, allora sia così! Mi occupo io di mio fratello. Chiamerò se avrò bisogno. L'amuleto di Shinnok ti ha reso propenso alla collera e poco lucido! Abbi fede in me. Fight! Ascoltami, fratello. Non ci resta molto tempo. Sono uno sciocco. Ho permesso all'ira di rendermi suo schiavo. Non permetterò più alla collera di intralciare il nostro proposito. Stai scherzando, Lord Fujin? No, Liu Kang. Il potere di Raiden ti ha reso il dio del fuoco. E ti pareva. Purtroppo non posso ancora trasferire i miei poteri a Liu Kang. Non prima di aver liberato il suo Revenant da Quan Chi. Presto affronteremo anche i Revenant. Cosa puoi anticiparci dello scontro finale? Ogni informazione può essere decisiva. Sconfitto una volta, Kronika. Certo, Fujin. O non saresti fuggito dal vuoto? Se sai di perdere, accetta l'inevitabile e arrenditi. Io avrò anche perso, ma tu non hai vinto, Raiden. Se il vostro futuro eroe avesse ottenuto il pieno controllo della Clessidra, ora non saremmo qui. Questa linea temporale ormai non esisterebbe più. Non ho nessun problema a dare conferma ai tuoi sospetti. Mettiamo che tu mi sconfigga. E poi? Chi sarebbe a reclamare la Clessidra? Immagino tu sappia già che Shang Tsung tradirà la vostra alleanza. Siamo pronti, Kronika. Sicuri?
Vi siete mai chiesti per quale motivo Shang Tsung conosca tanto bene la mia corona? Perché su tuo ordine ha raccolto anime per potenziarla. Shang Tsung è fin troppo modesto. La corona è una sua invenzione. Nessuno, tranne me, conosce il suo potere meglio di lui. Se ve l'avessi detto prima, a quest'ora saremmo ancora fermi agli albori del tempo a discutere e a litigare tra di noi. A te la scelta, Raiden. A chi vuoi affidare il tempo dell'intero creato? A me o a Shang Tsung? A nessuno dei due. Tu sarai sconfitta. E se poi Shang Tsung ci tradirà, lo faremo fuori. Sei un ingenuo, Raiden. Non condannare tutti i regni all'oblio. Sicuramente il mio più grande capolavoro. Ti insegnerò qual è il modo migliore di utilizzarla. Che è successo? Kronika era venuta a cercare la corona. L'abbiamo costretta alla ritirata. Dobbiamo colpirla finché è debole. Uniamoci all'esercito radunato sul mare di sangue. Invaderemo l'isola di Kronika e ci impadroniremo della Clessidra.